Madama Butterfly è uno dei grandi capolavori dell'opera. È una cosa straordinaria come riesca a suscitare emozioni, come riesca a tenere il pubblico in suo pugno, come riesca a commuoverlo. Questo ruolo solo l'anno scorso al Metropolitan Opera House, quindi questa per me è una seconda opportunità per approfondire questo personaggio veramente affascinante, pieno di innocenza ma anche di grande forza, vittima dell'amore, ignara veramente di tutto il suo destino. Cercherò di evidenziare il suo orgoglio struggente che la porterà al suicidio. È un diluvio di passioni, atmosfere, magia, sottigliezze psicologiche, anche arte della seduzione. Senz'altro uno dei temi di Madama Butterfly è anche la differenza culturale tra Occidente ed Estremo Oriente. Questa produzione possiamo definirla abbastanza contemporanea. Nel primo atto avrò un trucco tradizionale del matrimonio giapponese, mentre nel secondo e nel terzo atto avrò una completa occidentalizzazione. Avrò una tuta che simulerà un corpo ricoperto di tatuaggi, degli shorts, la maglietta con la bandiera americana, ma il tutto ovviamente un po' logoro, proprio per sottolineare il suo stato di povertà e di miseria. I messaggi trovo che siano la solitudine di Cho-Cho-San, la prigionia, perché sono 3 anni di attesa, questo è il secondo tema. Una donna in perenne, costante, fiduciosa, ostinata attesa.